Cari amiche della Finestra sulla Sicilia, benvenuti ad un nuovo appuntamento in compagnia del professor Antonino Russo, che quest'oggi ci parlerà di certi nomi strani che si sono in qualche modo succeduti nella nostra tradizione. Sì, e che sono oggi scomparsi, alcuni scomparsi, perché ogni generazione, Michela, porta con sé nella tomba anche un po' di lessico. Io ricordo i miei genitori, i palermitani di quella generazione, per esempio, d'una persona ricchissima, dicevano: ma Chiddo, ma è un ricco bollone. Io dicevo: ricco bollone? Ma che cos'è questo ricco bollone? Se chiedevo la spiegazione, mi dicevano: un ricco bollone, che cos'è un ricco bollone? Cioè, neanche loro lo sapevano. Non mi davo nessuna spiegazione. Ho dovuto attendere anni per capire da me che si trattava del ricco epulone della parabola di Gesù raccolta da San Luca Evangelista. Il ricco epulone era un ricco gaudente che gozzoviglia nella parabola di Gesù, che stava gozzovigliando con i suoi amici e seduto sui gradini della sua porta, e c'era un mendicante, Lazzaro, che attendeva di nutrirsi con le briciole che cadevano dalla sua tavola. Gesù poi racconta sta cosa e conclude dicendo che quando muoiono il ricco polone, manco a dirlo, va all'inferno, e invece il Lazzaro va in paradiso. Però la Chiesa, anche se non era un personaggio realmente esistito, lo prese sul serio e lo santificò, e divenne San Lazzaro il protettore, il santo patrono dei lebbrosi. E da Lazzaro presero il nome i Lazzaretti, per questo Lazzaretti, gli ospedali dove erano ricoverati i lebbrosi ed altri malati di malattie infettive. Altre cose che io sentivo dire nella mia infanzia, per esempio, ad una persona superba, altezzosa, che si vantava un miles glorioso, un millantatore, si diceva: ma si sente una cagocciola. Io non lo capivo questa cosa, si sente una cagocciola. Io mi dicevo, ragazzino, dico, è possibile che questo umile ortaggio che è il carciofo, ancorché provvisto di spine, possa essere termine di paragone per una persona superba, altezzosa, spressante, eccetera, eccetera. Poi dovetti attendere decenni, quando studiai la storia della nostra isola di Sicilia, mi resi conto che dietro la cacocciola c'era il principe Caracciolo, governatore di Sicilia alla fine del Settecento, Domenico Caracciolo. Caracciolo, diventare un cacocciolo. Il popolo chiamò cacocciola. Caracciolo fu un illuminista. Caracciolo fu un illuminista, studiò a Parigi, conobbe gli illuministi, conobbe i nomi più prestigiosi dell'illuminismo francese, e da viceré fece delle riforme, appunto, di tipo illuministico. Fu per questo molto amato dal popolo. Come mai il popolo allora gli smorfiò il nome di Caracciolo in cagocciola? Secondo me non fu il popolo, fu l'aristocrazia che gli smorfiò, gli storpiò il nome Caracciolo in cagocciola, perché fece delle riforme che non piacquero assolutamente alla classe nobiliare. E poi rimase, diciamo, nel gergo popolare. Sì, furono gli aristocratici sicuramente a chiamarlo cagocciolo. Un'altra espressione dei miei, dei palermitani della loro generazione, era: si sente una caramannola. Questo è stato facile per me, dopo decenni, perché Caramannola è Francesco d'Aquino, principe di Caramanico, che si nasconde sotto la Caramannola, che fu viceré di Sicilia e fu successore di Domenico Caracciolo. Poveri viceré, è il caso di dirlo, cioè gli spettava assolutamente delle inciurie. È un illuminista, anche lui fece delle riforme importanti in Sicilia, per esempio riformò l'Università di Catania, sostituì negli atti ufficiali l'italiano al latino. Per esempio a Palermo fece delle cose che piacquero tanto al popolo, c'erano delle vergogne a Palermo, per esempio allo sperone c'era una forca e c'era un uncino, un sperone, sperone di gallo, per questo si chiama sperone, dove gli impiccati venivano
squartati e i loro pezzi, come appunto nei nostri macelli, nelle nostre macellerie, appesi a questo uncino. Ecco, un altro termine appunto che ormai insomma quasi scomparso, sul ricuttaro. Era chiamato ricuttaro un Don Giovanni, un Casanova, un collezionista di gonnelle. Io però allora già da ragazzo mi chiedevo, dimmene. Allora dice, ma perché non lo chiamate femminaro, assicuta femmine, invece che ricuttare? Che c'entra la ricotta? Che c'entra? Infatti ricuttare dice dall'idea. Io sono nato linguista, curioso delle lingue, mi chiedevo, ma perché? Poi, naturalmente ho dovuto attendere tanto tempo per capire da me che si trattava del re d'Inghilterra ricottavo. E ricottavo, che per aver sposato 6 mogli fece scandalo nell'orbe cristiano, nel mondo cristiano, soprattutto cattolico. È diventato un ricottaro. E siccome appunto l'avere preso 6 mogli fu considerato insomma una cosa che non doveva essere fatta, e ricottavo diventò emblema di scostumatezza, per cui la sicuta femmine, cioè il donnaiolo, venne a Palermo chiamato a Palermo, in Sicilia anche un po' dovunque, un ricottaro. Un altro termine, adesso fortunatamente scomparso, fortunatamente per i bambini, era un mammaggiao, che fu lo spauracchio delle gestioni passate fino a quella di mio padre, meno per la mia, perché già mia madre non amava usarlo. Io poi naturalmente ho dovuto attendere 50 anni quando, ma proprio un po' di meno, quando cominciai a studiare la storia della Sicilia, appresi che si trattava di Muhammad Adragut, turco e viceré di Algeri, che nel 500 infestò i nostri mari, facendo razzia, assediando città, non solo il Mediterraneo ma anche il Tirreno, prendendo prigioniere persone che poi vendeva schiave nei mercati di Algeri. Ecco. Diventato mamma da. Sempre di uomo nero comunque. Se no, uomo nero, il babbao della generazione che mi precedette e delle generazioni passate dal 500 fino al 900. Per 400 anni un mamma da ha spaventato i bambini. Ci siamo intrattenuti piacevolmente con tutte quelle curiosità e queste storie siciliane che ci snocciola il professore Antonino Russo. Spero che vi siate divertiti e che in qualche modo vi siate anche arricchiti, perché questo diciamo è l'obiettivo nostro, perché vogliamo informare ridendo. Certo, e trascorrere con noi 10 minuti piacevoli, perché il primo, sappiate che il primo a divertirmi sono io. E anche io. E anche Michela. Continuate a segnalarci quelle che sono le vostre curiosità attraverso il sito che è www.lafinestrasullasicilia.com o la pagina di Facebook, La Finestra sulla Sicilia, il blog di tutti, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao. Alla prossima.